di complessità. In realtà ci sono un po' di punti che è necessario rivedere in questa lezione prima di poter prendere alcuni algoritmi sui grafi. Però prima è necessario rimettere alcuni punti come premesse. Allora, torniamo a parlare di complessità. Noi abbiamo visto e abbiamo parlato di complessità di un algoritmo, intendendo alla fine l'efficienza dell'algoritmo, ovvero sia quanto il nostro algoritmo era efficiente visto da ingegneri. In realtà non abbiamo guardato una definizione matematica, ci siamo limitati a cercare di dare delle grosse classi che permettessero di capire fondamentalmente se il nostro algoritmo poteva essere scalato, se all'aumentare delle dimensioni del problema il nostro algoritmo continuava a funzionare. Allora, questo, vi ripeto, è un qualcosa di estremamente importante ed è forse una delle cose che mancano, almeno che sono mancate maggiormente nella mia esperienza da studente, il rendermi conto di quanto le cose cambiano quando si affrontano problemi di grosse dimensioni, quanto un algoritmo che tutto sommato funziona per un problema piccolino sia del tutto e completamente inutilizzabile su un problema più grande. Quindi noi abbiamo parlato di complessità analizzando l'efficienza degli algoritmi nel risolvere i problemi. E se vi ricordate, abbiamo affrontato la questione definendo le cosiddette notazioni asintotiche, O grande, omega grande e teta. Ricordate più o meno di che cosa si stava parlando, oppure è il caso che lo ripeta? Bene. Allora, diciamo che la notazione tendenzialmente più utile per noi è la notazione O grande. La notazione O grande ci dice che il nostro algoritmo comunque è meglio di una certa funzione. Quindi il nostro algoritmo cresce al più quanto una certa funzione. È un limite superiore. Quindi sapere che il nostro algoritmo è O grande di n quadro significa che il tempo, se sto misurando il tempo, la memoria, se sto misurando la memoria, cresce al più in modo quadratico. Abbiamo fatto le cose da praticoni e abbiamo tagliato un po' con l'accetta, parlando soltanto di problemi polinomiali, non polinomiali, esponenziali, logaritmici, però senza andare a fare come i matematici definizioni di O grande di n alla 2,34 eccetera. Allora, questo per quanto riguarda l'efficienza delle soluzioni, ma un discorso non analogo ma comunque sicuramente molto correlato, simile, si può fare per quanto riguarda la difficoltà di un problema. Allora, complessità di un algoritmo e complessità di un problema sono due concetti collegati. Io posso affermare che un problema ha una certa complessità se riesco a dimostrare che non è possibile risolverlo in modo più efficiente che con un certo algoritmo. Quindi in qualche modo io misuro la complessità di un problema in modo indiretto parlando della complessità degli algoritmi, e devo riuscire a dimostrare che non esiste nessun metodo migliore per risolvere un certo problema. Questo fa sì che parlare di complessità dei problemi sia molto più critico, e il campo è ancora decisamente aperto per cercare di capire quanto e come sono complessi i problemi. Chi si occupa di queste cose si occupa di computational complexity. Di computational complexity, quindi la teoria della computational complexity è proprio la teoria che analizza la complessità dei problemi. In particolar modo li analizza in termini di diverse risorse. Noi abbiamo visto anche nel caso quando parlavamo della complessità degli algoritmi, abbiamo visto che in qualche modo dovevamo astrarre
e tenere in campo, non occuparci del fatto che il nostro computer fosse un Pentium piuttosto che un Core Duo, piuttosto che un qualche altra cosa, ma in qualche modo dovevamo dare delle definizioni quasi qualitative su quella che era la complessità. E nel caso della complessità dei problemi abbiamo dobbiamo affrontare simili problemi, scusate, non trovo un sinonimo, per cui dobbiamo definire in qualche modo che cos'è che noi utilizziamo per risolvere i problemi. Prima di andare avanti è necessario fare una piccola nota, non sapevo veramente dove metterla questa nota, quindi l'ho più o meno messa in un punto casuale delle mie slide. Ricordate che ci sono due concetti diversi. Uno è la procedura che risolve un problema, e un'altra cosa è una procedura per verificare una soluzione. Allora, queste due cose sono diverse, vanno tenute diverse. Se noi prendiamo ad esempio il problema dell'ordinamento, voi avete visto con Fulvio che ci sono degli algoritmi in grado di ordinare dei insiemi di dati che lavorano in tempo n log n. Quindi apparentemente il problema dell'ordinamento è un problema n log n. Verificare che un vettore è ordinato è un problema o grande di n, perché basta scorrere il vettore e io mi rendo conto immediatamente se il vettore è ordinato oppure no. Quindi controllare se una soluzione possibile è la soluzione è un problema decisamente più semplice che non trovare quella soluzione. Questo per quanto riguarda l'ordinamento. Prendiamo un altro problema, come ad esempio il cammino minimo. In questo caso qui voglio vedervi a trovare una procedura che, data una soluzione, mi dimostra che quella è la soluzione ottimale. Una procedura significativamente diversa dal cercarla di nuovo e vedere se trovo la stessa cosa. Comunque, ricordate che ci sono due aspetti. Uno è risolvere un problema e l'altro è verificare una soluzione. Adesso arriviamo alle classi di complessità. Allora, si parla di classi di complessità per intendere l'insieme di tutti i problemi che possono essere risolti usando un certo quantitativo di un certo tipo di risorse. C'è un sacco di un certo in questa frase. Comunque, l'idea di classi di complessità è: raggruppiamo insieme tutti gli algoritmi che hanno bisogno di un certo tipo di risorse, che hanno bisogno allo stesso modo di un certo tipo di risorse quando per essere risolti. Per definire in modo, diciamo, univoco che cosa intendiamo come risorse, le risorse fondamentali nell'informatica sono due, sono il tempo e lo spazio. Il tempo è il tempo di esecuzione del mio programma, e lo spazio è la quantità di memoria che mi serve per far funzionare un programma. Detto questo, esistono diversi tipi di computer, diverse architetture, per cui è necessario, comunque è stato necessario, trovare in qualche modo un punto, una base comune per poter definire tempo e spazio. E questa base è stata trovata nel lavoro di Alan Turing. Allora, Turing definisce un modello astratto che viene chiamato macchina di Turing deterministica, che è estremamente semplice ed è un apparecchietto in grado di manipolare un insieme finito di simboli. Questa macchina di Turing viene definita nel 1936. L'obiettivo non è in alcun modo quello di costruirla o realizzarla, anche se è fondamentale che questa macchina di Turing sia almeno teoricamente perfettamente realizzabile. E l'obiettivo è quello di in qualche modo mettere una base comune, un punto di riferimento comune a tutta quella che è le definizioni nel campo della teoria della computation. Allora, la macchina di Turing può essere vista come una testina
che si muove lungo un nastro eseguendo un programma. Il programma dipende e contiene delle istruzioni molto semplici che possono essere: scrivi un simbolo o muovi la testina a destra, muovi la testina a sinistra, e dipende, quello che viene eseguito dipende dal simbolo che si trova sotto la testina in quel momento. Utilizzando questo sistema semplicissimo è possibile scrivere e risolvere tutti i programmi che noi utilizziamo, che noi risolviamo con i nostri computer. Questa macchina di Turing è equivalente a un qualsiasi calcolatore e permette di definire in modo assolutamente univoco quello che noi intendiamo per spazio e quello che noi intendiamo per tempo, perché il tempo è il numero di passi che è necessario fare per una macchina di Turing per risolvere un problema, e il numero e lo spazio è la lunghezza del nastro che una macchina di Turing, di cui una macchina di Turing ha bisogno per risolvere un problema. Esiste un altro tipo di macchina di Turing, che questo non realizzato e non, diciamo, non realizzabile, che è la cosiddetta macchina di Turing non deterministica. Dovete immaginare la macchina di Turing come una specie di ragnetto che si muove sopra il nastro e in base al simbolo che trova compie un'azione, lascia un simbolo, compie un'azione che è spostarsi o lasciare un simbolo. Una macchina di Turing non deterministica può avere diverse azioni associate alla stessa situazione, quindi in presenza dello stesso simbolo nello stesso punto del programma può fare cose diverse, e in questo caso quello che fa non è una o l'altra ma sono tutte. È come se in quel momento la macchina di Turing si doppiasse, triplicasse o diventasse in n versioni, e ognuna delle n versioni in parallelo si mette a eseguire il codice. Allora, una macchina di Turing non deterministica ha alcune interessanti proprietà. Di nuovo, perde il fatto di essere anche solo teoricamente realizzabile, però permette di definire alcune classi di problemi. E quindi arriviamo finalmente alle classi di complessità, le classi di complessità base. Allora, le prime classi di complessità sono D-time o semplicemente time di una certa funzione. La classe time di una certa funzione definisce tutti i problemi che sono risolvibili da una macchina di Turing in un tempo o grande di quella funzione. Quindi la classe time x quadro o n quadro mi rappresenta tutti i problemi che io posso risolvere con una macchina di Turing in un tempo quadratico sulle dimensioni del problema. Ricordate che una macchina di Turing, anche se è più lenta, però non è, è in qualche modo equivalente a un calcolatore attuale. L'altra classe di complessità base è la classe space. Allora, la classe space è la classe dei problemi che sono risolvibili da una macchina di Turing utilizzando una quantità di spazio che è o grande della funzione che io ho usato nella definizione. Per cui, ad esempio, tutti i problemi che sono di space n quadro sono problemi che io posso risolvere con una macchina di Turing utilizzando un nastro che è o grande di n quadro rispetto alle dimensioni del problema. Quando parlo di spazio sto volontariamente e volutamente ignorando il tempo di esecuzione, quando parlo di tempo di esecuzione sto volontariamente ignorando lo spazio. E queste sono le due classi di complessità base per i nostri problemi. Esistono allo stesso modo le due classi di complessità equivalenti per la macchina di Turing non deterministica. Quindi abbiamo la classe n-time, che mi rappresenta l'insieme di tutti i problemi che sono risolvibili da una macchina di Turing non deterministica in un tempo che è o grande della funzione di n della definizione, e la classe di complessità n-space, che è l'insieme di tutti i problemi che io possono essere risolti da una macchina di Turing non deterministica utilizzando una quantità di spazio che è o grande di f di n.
Queste definizioni rimangono un po' appese nell'aria, soprattutto per noi che dovremmo essere persone più pratiche, per cui invece di andare a vedere se un problema è in una classe n quadro, n cubo, n2,5 o n più n quadro, prendiamo e raggruppiamo tutta una serie di classi insieme costruendo la classe P o P-time. Questa inizia ad avere un valore abbastanza importante per noi ingegneri. Allora, la classe P è l'insieme di tutti i problemi che possono essere risolti da una macchina di Turing deterministica in tempo polinomiale. Quindi, in qualche modo, la soluzione è o grande di n alla k. Qualunque sia il polinomio, piccolo, grande, qualunque sia il polinomio, io posso risolverlo. Nella notazione o grande scrivo n alla k, perché ricordate che posso ignorare tutti i termini di grado minore quando uso la notazione o grande. Tra l'altro nelle slide, solitamente risolvere un problema o rispondere alla domanda posta dal problema, sono valide entrambe le cose. Comunque, torniamo alla classe P o P-time. La classe corrisponde all'idea intuitiva di problemi che possono essere risolti. Quindi se ci troviamo con un problema P-time, siamo contenti. Lo possiamo risolvere. È chiaro che anche un problema P-time può essere, io posso scrivere un algoritmo assolutamente folle per risolvere un problema P-time. Ad esempio, pensiamo all'ordinamento. Allora, immaginate come procedura di ordinamento di enumerare tutte le possibili permutazioni degli elementi e poi controllare se sono ordinate oppure no. Questo è un algoritmo di ordinamento. Abbiamo appena detto, anche se non l'abbiamo dimostrato, che il problema di ordinamento è comunque un problema P-time, io lo riesco a risolvere in un tempo che è n log n, che quindi è meglio di n quadro, e quindi sicuramente è un problema P-time. Allora, la mia procedura di ordinamento, l'ordinamento folle, provo tutte le permutazioni e prima o poi una mi andrà bene, che complessità? Quanti sono gli ordinamenti di un insieme di n elementi? N fattoriale. Quindi ha una complessità che è n fattoriale, che è, non è polinomiale, è più che polinomiale. Quindi per un problema in P io posso tranquillamente inventarmi un algoritmo che non funziona perché ha una complessità superiore, però diciamo che riesco a fare un algoritmo abbastanza buono per il mio problema e di conseguenza posso dire che P in qualche modo rappresenta l'insieme dei problemi che sono risolvibili in modo efficiente o anche trattabili. I problemi trattabili sono appunto i problemi che io riesco, di cui riesco a tirare fuori una soluzione esatta in un tempo accettabile. Le classi di problemi in P sono, possiamo rimettere la stessa classificazione che avevo messa quando avevo parlato della complessità degli algoritmi. Allora, i problemi in P sono problemi che hanno una complessità costante, sublineare, lineare, quasi lineare, quadratica, cubica, eccetera. Tutti questi problemi, quindi un problema che può essere risolto da un algoritmo quadratico, è sicuramente un problema in P. Magari può essere risolto da un algoritmo più efficiente, ma il fatto che possa essere risolto da un algoritmo quadratico fa sì che il problema di sicuro o è quadratico o è più facile. Quindi in qualche modo l'algoritmo che risolve un problema mette un upper bound alla complessità del problema. Se io riesco a risolvere un problema con un algoritmo cubico, il mio problema peggio di cubico non è. Magari io ho sbagliato tutto ed era un problema che potevo risolvere con un algoritmo logaritmico. Però
almeno è un problema in P. Problemi in P, in P esistono anche problemi che di fatto sono intrattabili, pur avendo noi detto che i problemi trattabili, che P corrisponde all'insieme dei problemi trattabili, vi rendete conto che questa definizione lascia spazio a diversi giochetti, per cui se io ho un problema che richiede un tempo, teta, di n alla 1 milione, sarà anche polinomiale, però appena il mio numero di elementi cresce un pochino, sicuramente non riesco a risolverlo e non riesco a tirare fuori nessuna soluzione. Quindi in realtà ci sono problemi intrattabili anche in P, però diciamo che facciamo a capirci, i problemi in P solitamente mi vanno bene. E adesso arriviamo ai problemi, all'altra grande classe di problemi, P ed NP. Solitamente quando si parla di complessità dei problemi si parla soltanto di P ed NP, tutte le altre definizioni non vengono usate da chi non fa informatica teorica, diciamo, non vengono usate da noi. Allora, la classe dei problemi NP è la classe dei problemi che può essere risolto in un tempo polinomiale da una macchina non deterministica. Quindi la N non sta per non polinomiale, ma sta per non deterministica. Chiaramente tutti i problemi di P sono problemi di NP, sono anche NP, perché se un problema può essere risolto in un tempo polinomiale da una macchina di Turing non deterministica, allora può anche essere risolto da una macchina di Turing non deterministica. Quindi tutti i problemi di P sono anche in NP. Il viceversa è tuttora ignoto, non si sa. Sembrerebbe proprio di no, però non è detto. Magari semplicemente noi non abbiamo ancora tirato fuori un algoritmo abbastanza intelligente in grado di risolvere un problema che ritenevamo NP in un tempo polinomiale su una macchina di Turing deterministica. Quindi, ripeto, è un mondo molto più difficile, molto più incerto rispetto a quello della complessità degli algoritmi, perché io riesco a dire che riesco a mettere un limite superiore. Se io riesco a trovare un algoritmo ad esempio esponenziale, il mio problema è al massimo esponenziale, però il fatto che io non abbia trovato nessun algoritmo lineare per risolvere un problema non vuol dire che quel problema non sia lineare. Vuol dire semplicemente che io non sono stato capace di trovare una soluzione. Stephen Wolfram, quello Fulvio vi ha parlato di lui suggerendovi di andare a consultare a volte il suo sito quando avevate bisogno di qualche definizione corretta, matematica, leggermente più precisa che non quelle che si possono trovare su Wikipedia. Wolfram sostiene che dimostrare la correttezza di una soluzione può essere sempre ridotto a un problema di tipo P. Quindi se trovare la soluzione è NP, comunque verificare che una soluzione sia la soluzione può essere un problema di tipo P. Altra piccola considerazione, solitamente, nel caso peggiore, il che vuol dire solitamente, per trovare la soluzione di un problema NP, l'unica cosa che è possibile fare è mettersi con calma e provare tutte le possibili soluzioni. Mettersi con calma e enumerare tutte quante le possibili alternative, sapendo che in una di quelle sarà la soluzione che sto cercando. Un'altra classe estremamente importante di problemi è la classe dei problemi NP hard. Allora, un problema è NP hard se l'algoritmo per risolverlo può essere trasformato in un algoritmo per risolvere qualsiasi problema NP. In parole semplici, NP hard significa almeno tanto complesso quanto qualsiasi altro problema NP. Un algoritmo potrebbe essere NP hard senza dover necessariamente essere NP,
potrebbe essere un problema molto più complesso di un problema NP. Nonostante questo, se risolverlo in qualche modo, la sua risoluzione può essere trasformata nella risoluzione di qualsiasi altro problema NP, allora entra nella mia classificazione di problemi NPA. Questo dire di tutti gli altri problemi in realtà dovrebbe spaventare molto, molto poco, perché sono stati fatti tutta una serie di studi che dimostrano come tutta una serie di problemi che in apparenza sono totalmente diversi l'uno dall'altro in realtà siano equivalenti, quindi sia possibile passare dall'uno all'altro in un tempo, trasformare l'uno nell'altro in un tempo polinomiale. Quindi se io riesco a risolverne uno, posso automaticamente considerare di aver risolto anche l'altro. Quindi quando dico tutti quanti i problemi NP, in realtà fondamentalmente ne basta uno, perché poi tutti gli altri riesco a passare dall'uno all'altro trasformando. Un'altra classe assolutamente fondamentale è quella dei cosiddetti problemi NP completi. Allora, un problema appartiene all'insieme NP completo se, numero uno, il problema è NP e qualsiasi altro problema in NP può essere trasformato in lui in un tempo polinomiale. Un altro modo per dirlo è l'insieme dei problemi per cui non è stato ancora trovato nessuna soluzione, nessun meccanismo di soluzione efficiente. Quindi le quattro classi su cui vale la pena soffermarsi sono P, NP, NP hard e NP completo. Questa definizione viene dall'Enciclopedia Britannica. La visione è questa. Allora, noi abbiamo i problemi NP, sono rappresentati da quel... guardate il disegno di sinistra. Noi abbiamo i problemi NP, i problemi P che, come ho detto, fanno parte e sono un sottoinsieme dei problemi NP, i problemi NP hard, non tutti i problemi NP hard sono NP, però io so che risolvendo un problema NP hard di fatto è come se risolvessi tutti i problemi NP. E i problemi NP completi, che sono i problemi che, diciamo, sono in NP e sono comunque, risolvere uno di questi significa risolvere tutti gli altri problemi in NP. Questo è quello che probabilmente noi riteniamo al giorno d'oggi. Esiste ancora la possibilità, e ci sono ancora persone che ci stanno lavorando, che si trovi un sistema per risolvere un qualche problema che consideravamo NP in un tempo polinomiale. Questo vorrebbe dire che la classe P ed NP finiscono con il coincidere, e questo vuol dire che la situazione dovrebbe essere invece come l'immagine di destra. Quindi abbiamo i problemi NP hard e poi abbiamo un grosso insieme che racchiude tutti quanti i problemi P, NP e NP completi. Nel momento in cui noi risolviamo un problema NP completo e riusciamo a trovare una procedura polinomiale che risolve un problema NP completo, passiamo da sinistra a destra, perché in qualche modo sono tutti, riusciamo a trasformarli tutti l'uno nell'altro e li risolviamo. Tornando a guardare l'immagine di sinistra, NP completo, P ed NP, non è neanche certo che esistano dei problemi che sono NP senza essere né NP completi né P. Quindi nell'ipotesi che P non sia equivalente ad NP, non è detto che quella fascia centrale, che in quella fascia centrale ci sia qualcosa, o piuttosto non ci sia assolutamente nulla. Ma vedremo andando avanti. Esistono tantissime classi di complessità parlando dei problemi. Queste classi sono fondamentalmente divisibili in due, a differenza che io stia considerando il tempo o lo spazio. Quindi se sto valutando quant'è la quantità di tempo richiesta per eseguire, per risolvere il problema, o quant'è la quantità di spazio richiesta per risolvere il problema. Un'altra divisione in due, un'altra partizione, è se io sto utilizzando una macchina di Turing deterministica o non deterministica,
E una volta deciso se mi sto parlando del tempo e se ho dello spazio, se sto usando una macchina deterministica o non deterministica, ho tutta una serie di possibili vincoli. Non è assolutamente il caso di imparare questa tabella. Fra l'altro sono stati fatti tutta una serie di lavori per cui, ad esempio, mi sembra che PSpace e NSpace abbiano definito che sono, no, PSpace ed NPSpace li hanno scoperto che sono in realtà equivalenti, come X2Space e Next2Space in realtà sono equivalenti, però non è assolutamente il caso di entrare nei dettagli. Sappiate soltanto che ci sono ed esistono tutte queste numerose classificazioni. Una possibilità, una visione possibile è questa. Di nuovo, tutti i simboli sono col punto interrogativo, perché noi non abbiamo assolutamente le idee chiare se questi siano sottoinsiemi propri oppure no. E questo finisce questa breve introduzione sulla complessità dei problemi. Una ancora più breve parentesi è necessaria prima di finalmente arrivare alla parte interessante della lezione, ed è una piccola visione almeno su due tipi possibili di algoritmi. Allora, ho detto pochi minuti fa che la soluzione di un problema NP richiede, nel caso peggiore, che vuol dire praticamente sempre, la ricerca esaustiva, e che l'altra caratteristica dei problemi NP è che solitamente i problemi che la gente vuole risolverle o ha bisogno di risolvere per nella vita di tutti i giorni sono effettivamente NP. Allora, un modo per risolvere i problemi NP, come ho detto, è quello di provarle tutte, e è utilizzare un metodo che viene strettamente chiamato come forza bruta, try all possibilities o ricerca esaustiva. Le provo tutte e le controllo. Controllare è un'operazione molto veloce, provarle tutte, tutto sommato anche, il guaio è che sono tante le soluzioni possibili. Esempi su ricerca esaustiva, short path, no, in realtà non c'è, il tour del cavaliere lo abbiamo visto come un problema di ricerca esaustiva. Avete provato in modo esaustivo a vedere tutti i possibili cammini, e all'interno di tutti i possibili cammini avete visto se un cammino andava bene ed era effettivamente una soluzione oppure no. Altro tipo di ricerca esaustiva è quello che abbiamo fatto con i vari castelli incantati. Quelli sono di nuovo ricerca esaustiva, quelli sono problemi di tipo NP. Trovare la sequenza di mosse che mi porta, pestando il giusto numero di caselle fino al tesoro, è un problema di tipo NP, e l'unico modo che ho per risolverle è provarle tutte. Abbiamo visto come la ricorsione può essere utilizzata in modo particolarmente efficace ed efficiente per aiutarci a enumerare tutte le possibili soluzioni, tutti i possibili percorsi. Riusciamo a enumerarli in modo sistematico utilizzando una procedura ricorsiva. Fra l'altro, una procedura ricorsiva ci dà la possibilità, o meglio, fa sì che sia estremamente semplice inserire delle ottimizzazioni, che vedremo meglio andando avanti nel corso. Un'altra categoria completamente diversa di algoritmi sono i cosiddetti algoritmi greedy o algoritmi golosi. Allora, gli algoritmi golosi sono algoritmi che utilizzano una qualche euristica e cercano di fare il passo che sembra localmente la cosa più indicata, senza preoccuparsi di guardare troppo in avanti. Fanno la scelta che lì per lì, fra le scelte possibili, sembra la scelta migliore.
Gli algoritmi gridi sono fondamentali nella vita vera, perché, come abbiamo visto prima, la maggior parte dei problemi che noi siamo interessati a risolvere sono problemi di tipo NP e non abbiamo un numero sufficiente di anni o di secoli da aspettare per trovare la soluzione ottima, e quindi dobbiamo inventarci qualche altro meccanismo per trovare un'altra soluzione. Allora, nella maggior parte dei problemi le strategie greedy non producono la soluzione ottimale, non riescono a garantire di produrre la soluzione ottimale. Se io costruisco a tavolino un problema, posso fare in modo che la mia strategia greedy non mi porti alla soluzione ottimale. Però sono molto veloci e però forniscono un risultato accettabile in un tempo accettabile. Quindi, ad esempio, parlando di cammini minimi, una possibile strategia greedy potrebbe essere quella di dire: io faccio un passo quando sono in un punto del grafo, faccio un passo andando nel nodo che è più vicino, perché l'arco più corto è probabilmente nel cammino minimo. Questo è quasi sempre vero, io posso costruire facilmente a mano un grafo in cui, usando questa tecnica, perdo la soluzione ottimale, in cui avrei fatto meglio a fare il passo lungo per trovare la soluzione ottima. Nonostante questo, se i nodi del mio grafo sono qualche migliaio o qualche milione, usando un approccio greedy io ho una soluzione, non sarà ottima ma ho una soluzione, usando l'approccio esatto non ho nessuna soluzione. Ho detto che era breve questo. E torniamo a occuparci dei cammini minimi sui grafi. Allora, con Fulvio avete visto il cammino minimo di Floyd, non ricordo mai il secondo nome, l'algoritmo di Floyd, che calcolava i cammini minimi fra tutte le possibili coppie, quindi era il all pair shortest path. Tutte le possibili coppie, e l'algoritmo produceva il cammino più corto per arrivare fra ogni possibile coppia di nodi. Come aveva detto Fulvio, i tempi in qualche modo erano maturi, per cui in realtà quell'algoritmo era stato scoperto, parliamo della fine degli anni 50, se non sbaglio, per cui alla fine quell'algoritmo è stato scoperto da un po' di persone contemporaneamente, e la stessa cosa è successa per l'algoritmo di Bellman, Ford e Moore, perché è stato scoperto da un lato da Bellman e Ford e dall'altro lato da Moore. L'algoritmo di Bellman e Ford comunque è sempre un algoritmo sui cammini minimi, è sempre un algoritmo che si basa sul concetto di rilassamento che avete visto la volta scorsa, però non è un algoritmo che cerca tutti i possibili cammini minimi fra tutte le possibili coppie di nodi, ma trova tutti i possibili cammini minimi a partire da un singolo nodo sorgente. Gli algoritmi di questo tipo si chiamano Single Source Shortest Path, SSSP. Esattamente come l'algoritmo di Floyd, non funziona in presenza di cicli negativi. Anche perché, come vi abbiamo detto la volta scorsa, in presenza di un ciclo negativo il concetto di cammino minimo non è definito. Perché se io vado sul ciclo e continuo a ciclare, più tempo ciclo e più diminuisce il peso complessivo del percorso, e quindi alla fine il concetto di cammino minimo non è definito. Quindi non funziona in presenza di cicli negativi, però, molto importante, si rende conto, vi permette di rendersi conto se c'è un ciclo negativo. Quindi io, dopo aver lanciato l'algoritmo di Bellman-Ford, se c'è un ciclo negativo me ne accorgo e so che non trovo nessuna soluzione. La complessità dell'algoritmo di Bellman-Ford-Moore è o grande del numero dei vertici per il numero degli archi. L'algoritmo è assolutamente banale.
Guardate, io inizio con inizializzare un vettore delle distanze, dicendo il vertice di partenza è a distanza 0 e tutti gli altri vertici sono a distanza infinita, perché io non ho ancora trovato nessun percorso per arrivare su quell'altro, sugli altri nodi. A questo punto ho un ciclo che ripeto in modo assolutamente brutale per v volte, dove v è il numero il numero di vertici. Quindi ho un nucleo che io ripeto semplicemente v volte, e in ognuna di queste v volte quello che io faccio è andare a prendere in un ordine qualsiasi tutti i possibili archi e vedere se posso rilassare il mio percorso. Quindi se il mio obiettivo era arrivare al nodo, se prendo l'arco UV, io vedo se posso arrivare al nodo V, se il percorso per arrivare al nodo V che ho già trovato finora è migliore o peggiore di un percorso che passa dal nodo U. Se il percorso che mi porta al nodo U più il peso dell'arco da U a V è minore di quella che io in questo momento considero essere la distanza verso V, allora vuol dire che per arrivare a V mi conviene passare da U e quindi aggiorno la distanza. Questa procedura si chiama rilassamento, è la procedura su cui è basato anche l'algoritmo di Floyd, è esattamente la stessa procedura. In quello che si trova solitamente in letteratura io mi limito ad aggiornare questo vettore delle distanze. In realtà solitamente non mi basta sapere quanto è distante un nodo, mi serve anche sapere come faccio ad arrivarci, e quindi aggiungo qualche riga di codice per tenere traccia da quale nodo devo passare per arrivare a qualsiasi altro nodo. Una volta che ho ripetuto in questo modo assolutamente brutale per v volte la mia procedura di rilassamento di tutti i possibili archi, senza nessun ordine, senza guardare nessuna cosa, controllo di nuovo, faccio un altro passaggio della procedura di rilassamento, di tutti i possibili rilassamenti, e vedo se potrei ancora ridurre qualcosa. Allora, se dopo V volte che io ripeto il rilassamento di tutti i possibili archi, io vedo che potrei ancora scendere, vuol dire che c'è un ciclo negativo. E quindi in qualche modo me ne rendo conto, restituisco falso, restituisco zero, o non lo so cosa posso fare. Comunque, in qualche modo me ne rendo conto. Se non ci sono cicli negativi, dopo aver ripetuto tutti i possibili aver provato tutti i possibili rilassamenti per v volte, a quel punto la situazione all'interno del grafo è stabile e io mi fermo e ho risolto il mio problema. Altro possibile algoritmo è, sempre per trovare tutti i cammini a partire da una singola sorgente, è l'algoritmo di Dijkstra. Allora, Dijkstra è questo signore, è morto qualche anno, una decina di anni fa, funziona, il suo algoritmo funziona sui grafi diretti o non diretti. Fondamentale per poter utilizzare Dijkstra, tutti gli archi devono essere non negativi come peso. E se io ho qualche arco negativo, Dijkstra si pianta miseramente. Beh, tutto sommato controllare se io ho archi negativi è più facile che non controllare se io ho cicli negativi, perché basta che faccio un ciclo for su tutti gli archi e vado a controllare che tutti quanti siano maggiori o uguali a zero. Però se ho grafi, se ho archi negativi, l'algoritmo di Dijkstra fallisce. La cosa che rende l'algoritmo di Dijkstra particolarmente bello, se siete amanti della bellezza negli algoritmi, è che è un algoritmo greedy, e pur essendo un algoritmo greedy mi garantisce di trovare l'ottimo. Quindi è un algoritmo che apparentemente fa passo per passo la scelta che sembra essere più conveniente in quel momento senza guardare oltre. Nonostante questo, per come è congegnato, io ho la garanzia che alla fine la mia soluzione sia la migliore soluzione possibile.
estremamente simile all'algoritmo di Bellman, Ford, Moore, che era estremamente simile all'algoritmo di Floyd, tutto sommato. Allora, inizializzo il mio vettore delle distanze. Il vettore delle distanze all'inizio contiene tutti i zeri, contiene zero nel nodo di partenza e infinito, o un qualche altro modo per segnarmi che non ci sono ancora arrivato, per tutti gli altri nodi. L'algoritmo di Dijkstra si basa su due strutture dati aggiuntive. Uno è l'insieme di tutti i vertici che io ho già visitato, i vertici che in qualche modo di cui posso dimenticarmi, di cui non devo più occuparmi, e una coda di tutti i possibili vertici che non ho ancora visitato. Allora, l'algoritmo continua finché questa coda di vertici non è vuota. Allora, qual è il concetto di coda? Il concetto di coda è che in qualche modo esiste un ordine, per cui chi esce dalla coda è un elemento particolare. Allora, se le code funzionassero nella coda alla cassa, la prima persona che esce è anche la prima persona che arriva. In altri tipi di code, come la coda al pronto soccorso, la prima persona che esce e va dai medici non è la prima persona che è arrivata, ma è la persona più grave. Quindi il concetto di coda è un concetto generale, ma lo vedremo dopo in modo più approfondito, in cui io estraggo un ben preciso elemento con un certo criterio. In questo caso io estraggo il vertice che ha la minima distanza dal vertice di partenza, dove con distanza intendo dire quello che io ho memorizzato nel mio vettore di list. Quindi all'inizio estrarrò il nodo stesso di partenza perché è l'unico che ha zero, mentre tutti gli altri sono infiniti, andando avanti sono diversi. A questo punto, una volta che io ho estratto il mio vertice, ovviamente avendolo estratto non è più nella coda, lo vado a mettere nel mio insieme di vertici visitati, vado a controllare tutti i vicini del vertice che ho estratto, non tutti i nodi, non tutti gli archi, tutti i vicini del vertice che ho tirato fuori, e su tutti i vicini applico il rilassamento, ovvero sia vado a vedere se la distanza del vicino B è maggiore della distanza che ho verso il vertice che ho estratto U più l'arco che collega U a V, allora per arrivare a V mi converrà passare da U, altrimenti avevo già trovato un buon sistema per arrivare fino a V e quindi non devo aggiornare nulla. Questo è il rilassamento, che è il nucleo su cui si basano tutti e tre gli algoritmi che abbiamo visto finora. Di nuovo, manca il codice per segnare un minimo per memorizzare qual è il percorso che effettivamente stiamo facendo. Un esempio è probabilmente la cosa più indicata per capire come funziona. Allora, inizialmente la coda contiene tutti i vertici A, B, C, D, E. L'unico vertice a distanza nota è il vertice A, che è anche il vertice da cui io sto partendo, mentre i vertici B, C, D, E sono a distanza infinita. Infinito è, ripeto, un modo assolutamente arbitrario per segnare che non so ancora come arrivarci. E l'insieme dei vertici che io ho già considerato è vuoto, perché non ne ho ancora considerato nessuno. Quindi, primo passo, vado a estrarre dalla mia coda il vertice più vicino alla partenza. Il vertice più vicino alla partenza è il vertice A. Quindi vado a estrarre dalla mia coda il vertice A. A questo punto devo considerare il possibile rilassamento di chi? Dei vicini di A. Non di tutti i nodi, non di tutti gli archi, ma soltanto dei vicini di A. Quindi apparentemente sto facendo una cosa estremamente locale. Allora, A, i vicini di A sono B e C, e io mi chiedo, la distanza che io conosco fino a questo momento per B, quanto è infinito? Se passassi da
In quanto tempo ci arriverei? 10. Mi conviene? Sì. La distanza per C in questo momento quanto è? Infinito. Se io ci arrivassi passando da A, in quanto tempo ci arriverai? Ci arriverei? 3. Mi conviene? Sì. Quindi al passo successivo io segno come distanza dal vertice di partenza 10 per B, 3 per C, prendo il vertice A e lo butto via nei vertici e lo metto nei vertici che ho già esaminato, insieme a S dei vertici già esaminati, e la mia coda in questo momento è BC di E. Il vertice A è scomparso. Prossimo elemento che vado a estrarre dalla coda, quale sarà? Giusto, C. Estraggo il vertice C perché è il vertice che ha una distanza minore, quindi il vertice che io so raggiungere prima. Quindi estraggo il vertice C. A questo momento controllo quelli che sono i vicini di C. Allora, i vicini di C sono B, D ed E. E vado a effettuare il rilassamento su tutti questi vicini. E vi rendete conto che io riesco a modificare B, perché scopro che per arrivare a B è più comodo passare da C che non andarci direttamente. Il vecchio peso di B, la vecchia distanza di B era 10, che è il peso dell'arco da A a B. In questo modo io scopro che se passassi da C riesco ad arrivarci in 7. Quindi A, C, B, e il mio vertice B diventa 7. A, C, D, D diventa 11, era infinito, non sapevo nemmeno come arrivarci, adesso è 11. E A, C, E diventa 5 perché posso fare l'arco di peso 2. Quindi al secondo passaggio ho aggiornato le distanze dei vertici B, D, E in 7, 11, 5. Prendo il vertice C, lo metto via e me ne dimentico, non lo vado più a toccare. Nuovo passaggio. Quale vertice andrò a estrarre? E. Vado a estrarre il vertice E e non faccio assolutamente nulla. A questo punto estraggo non faccio nulla perché potrei arrivare al vertice D passando da E, mi costerebbe 14, ma io so già arrivare al vertice D in un altro modo e mi costa 11 e quindi non devo fare nulla. A questo punto fra B e D nella coda estraggo B e scopro che fra B e D io posso arrivare a D con 9. Se io arrivo a D passando da B, il viaggio verso D mi costa 9 e quindi il percorso minimo verso D mi costa 9, mentre prima pensavo che mi costasse 11. E quindi ho rilassato il mio percorso. A questo punto rimane più soltanto... vedete che... io potrei sempre da B tornare a C, però se io da B torno a C, quindi se io da B vado in un nodo che ho già visitato, io ho in qualche modo la garanzia che, che mi costi di più che non quello che avevo trovato la prima volta. Il fatto di assicurare che tutti i grafi, che tutti gli archi siano positivi fa sì che ogni volta che dal nodo che sto considerando io ho un arco che mi porta verso un nodo che ho già considerato, sono sicuro che lì non dovrò applicare il rilassamento, perché sono sicuro che non mi conviene. Ultimo nodo, il nodo D, questo finisce il nostro esempio di Dijkstra. Allora, la prova formale che il Dijkstra effettivamente riesce a trovare l'ottimo è di gran lunga, portando via troppo tempo, queste si chiamano dimostrazioni per intimidazione.
però il, tutto sommato possiamo immaginarci perché Dijkstra funziona. Dijkstra funziona, dovete immaginare come dell'acqua che viene posata sul grafo e man mano si espande andando, seguendo gli archi che sono via via più vicini, i percorsi che sono via via più vicini. E tutti gli archi sono positivi, per cui di sicuro una volta che diciamo un nodo è stato bagnato dalla mia acqua, tutti gli archi che tornano indietro e che vanno quindi verso un nodo che è già bagnato, di sicuro non diminuiranno la distanza di quel nodo, non ci sarà nessun rilassamento verso un nodo che è già stato bagnato, tra virgolette. L'efficienza di Dijkstra è interessante. Allora, la più banale implementazione che io posso pensare di Dijkstra ha una complessità che è E più V quadro. Pensate che, vabbè, Floyd Marshall era V cubo, però V cubo in realtà trovava tutte i possibili coppie di tutti i possibili percorsi, mentre Dijkstra trova tutti i percorsi a partire da un singolo nodo. Però può essere tranquillamente confrontato con Bellman-Ford-Moore. Allora, la complessità di Bellman-Ford-Moore è V per E. E nella nostra implementazione banale, il Dijkstra è E più V quadro. Allora, ci sono numerosi casi in cui, pur essendo come complessità E più V quadro, in realtà se il grafo è abbastanza sparso, quindi se il grafo non è molto connesso e quindi il numero di archi uscenti da ogni nodo non è elevatissimo, in realtà in Dijkstra io vado semplicemente a controllare per ogni nodo i vicini. E quindi non devo controllare tutti i possibili archi. Inoltre il numero degli archi tendenzialmente è molto minore del numero, il numero dei vertici è molto minore del numero degli archi, quindi V quadro è nettamente meglio che V per E. Quindi generalmente Dijkstra è molto più efficiente. Fra l'altro, se posso usarlo, il problema è se io posso usare Dijkstra oppure no. Se io ho un grafo con un arco negativo, Dijkstra non può essere utilizzato. Però se posso utilizzare Dijkstra, Dijkstra è solitamente è la scelta migliore. Andando a implementare in modo più efficiente le strutture dati all'interno di Dijkstra, in realtà la complessità di Dijkstra, si può dimostrare che la complessità di Dijkstra scende ulteriormente e quindi diventa E più V log V, quindi ancora più bassa di V quadro. Come risultato Dijkstra è estremamente utilizzato e addirittura è utilizzato quando io voglio trovare il percorso minimo fra due nodi. Dijkstra è talmente efficiente che la ricerca del percorso minimo fra due nodi di fatto molto spesso viene fatta utilizzando Dijkstra. L'idea è quella di implementare l'algoritmo di Dijkstra e fermarsi non appena il nodo che volevo raggiungere viene estratto dalla coda e viene inserito nell'insieme S, perché abbiamo visto che, pur essendo un sistema greedy, questo noi abbiamo la garanzia che andando avanti un nodo che è in S, non nell'insieme S, quindi un nodo che è già stato analizzato o bagnato nella metafora del versare dell'acqua sul grafo, non viene più cambiato. E quindi non appena il mio nodo dal grafo viene tolto e viene messo nell'insieme dei nodi esaminati, io posso fermarmi con l'algoritmo di Dijkstra. E effettivamente sembra che l'algoritmo di Dijkstra sia molto usato in applicazioni pratiche, in applicazioni legate alle mappe. Il vantaggio delle mappe è che non ci sono strade con pesi negativi, perché tutte le strade hanno una certa lunghezza.
o nei sistemi di routing o routing, che dir si voglia, di calcolatori. Quindi in quasi tutti i casi fisici in cui noi abbiamo delle dimensioni, quindi archi di peso non negativo, Dijkstra è veramente molto utilizzato. Se vogliamo vederlo con... vediamo se riuscite a farlo voi. Noi stiamo usando, vogliamo usare Dijkstra per calcolare il minimo percorso da S a T. E vediamolo con la metafora di versare acqua sul grafo. Allora, iniziamo. S vale 0, tutti gli altri nodi li metto a infinito, l'insieme S dei nodi che sono già stati visitati è vuoto all'inizio, la coda Q, o l'insieme Q dei nodi che io devo ancora visitare, li contiene tutti. Il primo passaggio ve lo faccio io. Il primo elemento che io riesco, che tiro fuori dalla coda, sarà S, e diminuisco la distanza del nodo 2 e la distanza del nodo 7 e la distanza del nodo 6, facendole diventare 9, 14 e 15. Prossimo passo. Chi estraggo? Un po' di entusiasmo. Non è una domanda difficile. Fra 9, 14 e 15, qual è il numero più piccolo? Quindi estraggo il nodo 2. Quando estraggo il nodo 2 andrò a in qualche modo bagnare il nodo 2 e a modificare, usando il rilassamento, il nodo 3. A questo punto chi estraggo? 6, bravissimi. Lo estraggo, lo bagno e vado a modificare un altro po' di nodi. Modifico il 15, modifico il 5 e modifico il 3. Adesso a chi tocca? Bravissimi, 7. Bagno il 7, modifico i vari altri nodi e adesso chi estraggo? Il nodo 3. Lo vado a inserire nell'elenco dei nodi che ho già visitato. A questo punto estrarrò il 5. A questo punto il nodo più vicino è il nodo 4. E infine arriverò a eliminare il nodo T. Una volta che io ho raggiunto il nodo T, in questo caso purtroppo è l'ultimo nodo che ho raggiunto, però nel momento in cui io raggiungo il nodo T che volevo, diciamo, su cui volevo arrivare, posso fermarmi, perché da lì in avanti nessun nodo che ho già tolto dalla coda cambierà. La situazione è congelata per tutti i nodi che io ho già visitato. E la situazione è congelata perché io ho messo come premessa che tutti gli archi sono positivi. In presenza di archi negativi questo non sarebbe più vero. E quindi ho trovato il percorso. Facciamo una veloce carrellata su quelli che sono gli algoritmi per i shortest path che abbiamo visto finora. Allora, avete visto Floyd Marshall che risolve il problema di... questa slide di nuovo è sbagliata. Allora, Floyd Marshall che risolve tutti i possibili coppie di nodi e ha come efficienza complessità V cubo. Bellman-Ford, tutti i possibili nodi che io raggiungo da una singola sorgente. Complessità dell'algoritmo di Bellman-Ford è V per E.
Io posso prendere l'algoritmo di Bellman-Ford e mettermi a eseguirlo per ogni nodo. Se io eseguo l'algoritmo di Bellman-Ford per ogni nodo, ho un ibrido, un qualcosa di mezzo che viene talvolta chiamato repeated Bellman-Ford, Bellman-Ford ripetuto, che ha una complessità V quadro per E. Confrontiamo V quadro per E con V cubo, solitamente non ci va bene per niente, perché E, posso ipotizzarlo, è decisamente più grande di V. Per cui ripetere l'algoritmo di Bellman-Ford su tutti i nodi per trovare tutti i possibili cammini fra tutte le possibili coppie è inutile. Si può fare, certo, si può fare tutto. Dijkstra, di nuovo single source, come algoritmo, la complessità dell'algoritmo implementato in modo furbo è E più V log V. Bellissimo. Però ho il vincolo di non dover avere nessun arco negativo all'interno del mio grafo. Se non ho archi negativi, uso quello, perché sicuramente, per cui è decisamente efficiente. Se ho archi negativi non posso. Visto che è così efficiente, mi posso chiedere se abbia senso usare Dijkstra anche per trovare tutti le coppie possibili di nodi, quindi per fare il calcolo all pair shortest path. Che complessità avremo? Devo fondamentalmente moltiplicare per V, perché lo ripeto per ogni vertice, e quindi la complessità del Dijkstra ripetuto è VE più V quadro log V. Pensiamoci, potrebbe avere senso, tendenzialmente no. A volte sì, dipende da quanto è grande e da quanto è grande V. Per cui e direi dipende da com'è fatto il grafo, da quant'è il fan out medio di un nodo all'interno del grafo, quindi quanti sono i figli tipicamente che io mi posso aspettare di trovare dopo il nodo medio. Se abbiamo capito tutto questo, la cosa bella è che tutti questi algoritmi sono già implementati dentro la nostra JGraphT. Abbiamo Floyd Warshall, abbiamo Bellman-Ford e abbiamo Dijkstra. Li abbiamo tutte e tre. Nel caso di Floyd Warshall, l'algoritmo mi restituisce tutti i possibili cammini fra due nodi, quindi sarà una lista di cammini, oppure io posso chiedergli, una volta dopo aver eseguito l'algoritmo di Floyd Warshall, posso chiedere di farmi restituire il preciso percorso fra due nodi. Nel caso di Bellman-Ford e di Dijkstra, io fondamentalmente chiamo l'algoritmo indicandogli già qual è il nodo di partenza e il nodo di arrivo e quello che ottengo è il calcolo del cammino minimo fra due nodi. Quindi in questo caso Bellman-Ford e Dijkstra vengono utilizzati come algoritmi per trovare il cammino minimo fra due possibili nodi. E questo conclude questa prima parte di oggi.